prima serata di gala dedicata al calcio aquilano, primo sponsor day, serata in grande stile a Magione Papale, impreziosita dalla presenza del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina e dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Il filo conduttore della serata: elogiare la bontà di un progetto, il progetto dell'Aquila Calcio, conosciuto in tutta Italia. Beh, credo che sia un evento importante questa sera, che testimonia come il calcio e dei tifosi, della gente, l'affermare questo binomio straordinario tra identità culturale, identità territoriale, l'entusiasmo di tutti coloro che spingono per centrare non solo il risultato sportivo ma anche una grandissima forma di aggregazione sociale, credo che rappresenti un modo per privilegiare una delle più belle dimensioni del calcio italiano. Ma è uno dei progetti nel mondo del calcio professionistico e semiprofessionistico più interessante. Questa squadra rinata dalle sue ceneri con lo sforzo e il senso di comunità, di coesione che hanno mostrato i propri tifosi, che hanno preso in mano le redini della squadra e l'hanno portata a questo livello, poi mano a mano coinvolgendo imprenditori, ma sempre in una maniera molto diffusa. Non è una squadra che ha un padrone, ma una squadra che ha una tifoseria, una città dietro le spalle che la sta sostenendo con uno spirito molto partecipativo. Io credo che oggi l'Aquila sta crescendo, insomma, e l'abbiamo detto tante volte, è un modello e una società che merita altri palcoscenici che speriamo di raggiungere presto. Il futuro dal punto di vista della società, perché comunque la presenza del presidente della FIGC significa che qui c'è futuro. Beh, che sia un modello sostenibile lo testimonia a prescindere, senza, non volendo sminuire il presidente della FIGC, lo testimonia il grande numero di sponsor che sono vicini a questa realtà, lo testimonia il successo che ha avuto la raccolta del crowdfunding, non per niente appunto si parla di azionariato popolare. Io credo che nel tempo questo sarà un modello vincente che anche altre realtà adotteranno, perché nel medio periodo diventa sostenibile e soprattutto mette al riparo dalla figura del presidente che oggi c'è, ma il presidente imprenditore che da solo deve fare tutto e che oggi c'è magari poi domani scompare. È il primo sponsor day che si realizza qui all'Aquila, è una serata, un evento molto importante dove ci sono tutti gli sponsor, tutte le aziende che hanno aderito a questo progetto tecnico, un progetto importante dove la società sta lavorando alacremente appunto per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati da inizio stagione, e quindi ben venga iniziative del genere.